Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Speznaz. Oggi altro set della mia collezione che ho deciso di portare sul mio canale, cioè il 75137, conosciuto più come la camera di congelamento del carbonio. Questa scena si trova nel quinto episodio, cioè nell'Impero colpisce ancora, dove Han Solo viene ridotto in questo stato, che sembra quasi racchiuso e rinchiuso soprattutto in un sarcofago. Per due motivi. Primo, perché Boba Fett, essendo un cacciatore di taglie, fu assoldato da Jabba the Hutt nel trovarlo e riconsegnarlo al suo cospetto perché doveva dare dei soldi al boss della criminalità organizzata più potente di tutta la saga di Star Wars, nonostante fosse brutto, grosso e sembra appunto una larva, ma vabbè, definirlo un boss della criminalità organizzata è come definire, non dico che cosa perché forse sarei troppo cattivo e voglio evitare. E poi per il resto, che vabbè, l'impero, soprattutto Darth Vener, geloso che il Millennium Falcon appartenesse a Han Solo, cercherà in tutte le maniere possibili di poter catturarlo e poter avere il Millennium Falcon con sé. Geloso, ti rosica non avere la nave più veloce della galassia. Adesso scherzo, ragazzi, bisogna anche un po' scherzare. Allora, prima di iniziare, voglio ringraziare il signor Ale Leggott per avermi citato in un suo video, che ringrazio di cuore, e mi sembra più che doveroso ricambiargli il favore appunto lasciandovi il link del suo canale. Magari fateci un salto che male non fa e anche iscrivetevi già che ci siete, per chi è appassionato veramente di Lego, perché porta solo e esclusivamente la Lego e merita veramente. E ringrazio ancora per avermi citato. Se mi vedi il mio video, grazie ancora. E vabbè, detto ciò, partiamo con il set. Il set risale al 2016, quindi già 3 anni fa. Presenta 216 pezzi, uscì alla modica cifra di 30 euro e soprattutto in questo caso presenta 3 minifigures. Quindi Boba Fett, il cacciatore di taglie, Lugnut, Han Solo, poi vabbè hanno voluto aggiungere qui nel riquadro a fondo Han Solo congelato nel carbonio. Detto ciò, metti a fuoco, grazie. Questo è il set in questione. Carino, piccolo, ma soprattutto carino. Intanto vi faccio vedere a 360 gradi come si presenta il set. Allora, ragazzi, innanzitutto, vabbè, questo l'ho tenuto a Natale e ringrazio la zia per avermelo regalato. Se vedi il video, ciao zia. Ovviamente, come potete vedere, è carino. Io ripeto, è carino, poi soprattutto, diciamo, è una delle scene storiche della saga di Star Wars ed è stata abbastanza riprodotta bene. Poi ripeto, per 30 euro voglio dire, è più che soddisfacente. Questa è la scala che vabbè si alza e si abbassa. Questi non so se sono dei tubi che permettevano, nel film ovviamente non nel Lego, che permettevano il passaggio del refrigerante per poter quindi carbonizzare, sì, carbonizzare, congelare nel carbonio perché, i rifiuti, perché nel pianeta delle Città delle Nuvole congelare con il carbonio si andava solo esclusivamente per essere utilizzato solo esclusivamente per i rifiuti. Però, dato che l'impero è arrivato nella Città delle Nuvole e voleva fare il gradasso, ha detto: Toh, Han Solo, ti congeliamo all'interno del carbonio. E voilà. Adesso ripeto, lo metto un po' sul ridere e anche essere un po' più breve, perché molta gente forse di stufa. Non posso essere, diciamo, preciso con tutti e soprattutto non posso divulgarmi più di tanto, oltre perché spoilero forse, anche perché forse molta gente non interessa. Questo non è nient'altro che un piccolo lettino, non è che ha tanto senso, non è che il lettino era presente vicino all'alloggiamento dove viene congelato con il carbonio, anche perché chissà che freddo, però questa qui hanno semplicemente voluto riprodurre una piccola scena dove Han Solo, dopo essere stato torturato, viene portato nella sua cella dove si presenta questo letto. Letto si fa per dire che è un pezzo in ferro, in poche parole, nel film. Questo meccanismo, come vedete, adesso vi faccio vedere anche da davanti, c'è questa leva che se si tira indietro, vedete, oltre a girare a 360 gradi, va indietro fino a un certo limite. Ad esempio, questo è il limite che può arrivare. Cosa succede?
Se vuoi ad esempio mettere Ansolo prima di essere congelato, tiri su e voilà, per dire. O che ne so, vuoi che sia già congelato nel carbonio, voilà, fatto, in poche parole. Niente di che, semplice ma pratico. Poi la cosa che vi spiego che fino all'inizio, dove no, appunto non si è ancora tirato indietro, come vedete non può girare a 360 gradi, ma basta già solo tirare un po' indietro e potete già ruotare a 360 gradi. Diciamo il sarcofago dove viene rinchiuso Han Solo congelato. Poi vabbè, questo è l'ascensore, niente di che, molto semplice e pratico. Scusate se è un po' un pasticcio, ma ripeto, sto tenendo sia la telecamera e sia in questo caso sto manovrando il Lego, niente di che, semplicissimo però pratico, come ripeto. Poi vabbè, scusate, mi ero dimenticato, vabbè, il computer per avviare le procedure varie di congelamento, e poi questo si può avvicinare fino a questa zona, fino a questa zona qui, e si può allontanare fino a qua, in poche parole, anche perché ha un suo limite, ecco. Niente di che, vi faccio vedere, se mettessi di nuovo fuoco mi farebbe piacere. Vi faccio di nuovo vedere in primo piano i personaggi. Lugnaut, ossia uno dei personaggi presenti nella Città delle Nuvole. Han Solo, che presenta due facce, questa e poi questa qui, che adesso non vi faccio vedere, ma è la stessa medesima espressione di quando viene congelato nel carbonio. E poi Boba Fett, che una delle ultime versioni che è uscito è molto ma molto ben dettagliato. Adesso vi faccio prima vedere la parte dietro, il suo jetpack, dove qui al centro c'è un razzo e questi sono i due piccoli razzi propulsori che permettono di farlo volare entro un certo limite. Questo suo oculare, anzi monoculare, che permette, metti a fuoco, dannazione, che permette praticamente di dargli acquisizione di obiettivi entro certe distanze, adesso non mi ricordo bene e non voglio divulgarmi troppo, se no molti si addormentano. Vabbè, questa semplice tela che presenta, o mantellina, definiamolo così, che è in tela, è molto molto bella e soprattutto molto dettagliata, che rispecchia, diciamo, proprio come quella presente nel film, perché le vecchie versioni presentava solo un colore, oppure addirittura Boba Fett non aveva manco questa piccola mantellina. E poi vabbè, vi faccio vedere la parte frontale del personaggio, che è molto ma molto bella. Da notare appunto l'armatura, che in alcune parti la vernice si è praticamente tolta per via dell'usura, le varie tasche e le ginocchiere arancioni. Il suo blaster e voilà. Poi vabbè, la faccia per chi fosse interessato, che è la classica faccia dei cloni. Poi vabbè, vi spiegherò in un altro video perché ha la stessa faccia di come i cloni, i soldati dell'impero o qualche soldato del primo ordine. Voilà, niente di che. Quindi ragazzi, il video si conclude qua. Ringrazio ancora, vabbè, mia zia per avermelo regalato il set, che come sempre ancora ti ricambio e soprattutto ti ringrazio. Ciao zia, di nuovo. Ringrazio di nuovo il signor Ale Leggot per avermi citato sul suo canale, che lascerò ovviamente il suo link del canale in descrizione nel video qui sotto. Il set è così, di più non posso dire perché sono arrivato a dirvi tutto. E niente, ragazzi, vi dico solo più un'ultima cosa, che ve lo dico già fin da subito, che ogni set Lego Star Wars che porterò uscirà solo esclusivamente il lunedì. E se riuscirò, cercherò anche di portarlo, se proprio è, anche se proprio va bene, sia il lunedì che qualche volta anche il venerdì, se proprio riesco. Ecco. Niente ragazzi, il video si conclude qua, vi ringrazio di cuore per la visione, mi raccomando commentate, condividete, lasciatemi piace, iscrivetevi sul mio canale, poi anche per quanto riguarda Ale Lego Got, perché mi sembra più che doveroso ricambiargli il favore, e niente, ci vediamo nel prossimo video, ciao!